approvata a maggioranza la legge sulle disposizioni per il riconoscimento in materia di palestre della salute, le strutture di natura non sanitaria, pubbliche e private, in cui si possono svolgere i programmi di esercizio fisico strutturato sotto il controllo di figure professionali. La Regione stabilisce i requisiti strutturali ed organici che rendono tali strutture idonee ad accogliere i cittadini che presentano patologie o fattori di rischio sanitario. Hanno votato a favore della legge PD, Italia Viva, Lega, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Una legge importante per la Toscana, una delle prime regioni d'Italia ad adeguarsi. Nascono le palestre della salute, dei luoghi dove si può fare sport in sicurezza, dove dei professionisti possono accompagnare gli esercizi fisici strutturati dei singoli individui che quindi hanno dei professionisti che possono dare dei consigli, possono dare un supporto, non soltanto laureati in scienze motorie, ma anche laureati in scienze dell'alimentazione e non solo in medici dello sport. Spetterà adesso alla Giunta regionale definire criteri, metodologie, personale da assegnare in quelle palestre dove ci sarà un riconoscimento oggettivo, sarà una novità importante perché diventeranno luoghi di sport e luoghi di salute. Non è un'iniziativa di carattere sanitario, ma la salute in questo caso si produce mediante lo sport che sviluppa prevenzione. Sono molto orgoglioso di essere stato il firmatario di questa legge che dà alla Toscana anche l'orgoglio di introdurre una novità importante. Nel mio intervento ho evidenziato quanto sia importante che non rimanga un esercizio sterile di stile, diciamo, no? Perché la palestra della salute non deve essere un qualche cosa che dà una medaglietta a una palestra, ma deve essere un luogo sicuro dove soggetti fragili vanno fiduciosi di poter in qualche modo essere accuditi laddove ci fosse dei problemi. Non è un studio medico né una palestra di natura medica. È un qualche cosa di sportivo per quei soggetti fragili che comunque vogliono mantenere un esercizio fisico adeguato, pur avendo delle problematiche fisiche e conseguentemente sentirsi tutelati. Contrario il gruppo di Fratelli d'Italia, che si è visto respingere un ordine del giorno che impegnava la Giunta a stilare un regolamento di attuazione che prevedesse, tra le altre cose, la presenza di spazi dedicati ad ambulatori all'interno delle palestre. Un'occasione persa. Noi siamo convinti che lo sport, specialmente per chi lo fa oltre 40 anni, sia soprattutto una pratica che serve a avere una salute migliore. Le palestre della salute sono una certificazione perché in alcune palestre si possono trovare anche dei servizi anziché no. E noi, per esempio, riteniamo che per avere la certificazione della palestra della salute si debba avere uno spazio dove ci possa essere un ambulatorio di specialisti, dove venga fatta un'attività diagnostica di bassa e media intensità, dove venga fatta un'attività di screening e di prevenzione, per cui se il consigliere Petrucci va in palestra nel tal posto, sa che lì può trovare una volta alla settimana, una volta al mese, la possibilità di fare un elettrocardiogramma sotto sforzo, la possibilità di misurarsi la pressione, la possibilità di avere una visita specialistica, piuttosto che fare un'attività di screening e prevenzione, anche a pagamento tutto questo, per scelta volontaria. Quindi se vado in una palestra Rossi, che è una palestra della salute, trovo anche questo tipo di attività, se vado in una palestra Bianchi non la trovo e in virtù di questo scelgo una palestra anziché l'altra. Un'occasione persa, quindi su questo pensiamo che questa legge sia una non legge che non serve a nulla se non a fare un esercizio dialettico e retorico e noi pensiamo che i toscani abbiano bisogno di altro, di scelte coraggiose anche in questo ambito. Voto unanime sulle nuove norme per gli impianti sportivi. Il nuovo regolamento prevede che l'affidamento degli impianti avvenga in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sportiva, a federazioni sportive nazionali. La normativa prevede poi che nella scelta dell'affidatario si tenga conto di criteri come la storicità sul territorio, il numero dei tesserati, con particolare riferimento al settore giovanile, lo stato di manutenzione degli impianti, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, le tariffe praticate, l'organizzazione di attività rivolte ai giovani, alle persone disabili e agli anziani, e ancora la qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori, degli staff tecnici. È stato un lavoro che ha portato un risultato significativo, unanimità, segno che il lavoro fatto è andato nella direzione di mettere i comuni, gli enti locali nelle condizioni di lavorare meglio.
Lavorando sui criteri, inserendo criteri nuovi o rimodellando criteri esistenti nella versione precedente della legge, a partire dalla storicità sul territorio, sull'impianto, la valorizzazione dei settori giovanili, degli staff, si punta a valorizzare quelle realtà che fanno una gestione attenta alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi e a favorire i comuni ad avere quegli strumenti necessari per governare questo pezzo del loro territorio, gli impianti sportivi, un pezzo assolutamente fondamentale nella crescita delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e di tutto il tessuto sociale che caratterizza e alimenta le nostre comunità. Gli impianti sportivi, questa legge regola la modalità di concessione degli impianti sportivi, ma noi pensiamo che sugli impianti sportivi vada fatto un lavoro differente. Noi in Toscana abbiamo pochi impianti sportivi, quei pochi sono tenuti male, a volte malissimo, non è mai stata fatta una programmazione, nemmeno un'attività comprensoriale, per cui nei comuni più piccoli, a 2 chilometri di distanza uno dall'altro, troviamo gli stessi impianti ripetuti, entrambi fatiscenti, anziché invece trovarne uno solo tenuto bene. Noi pensiamo che lo sport per i più giovani sia il migliore antidoto verso le devianze, verso le cattive pratiche. Per poter fare sport ci vogliono impianti sportivi, ce ne sono pochi, tenuti male e fino ad oggi non sappiamo nemmeno bene come siano stati dati in concessione, tra l'altro sempre ai soliti. Pensiamo che ci sia un grande tema, che sia quello degli stadi delle grandi città, delle città capoluoghi, che sono utilizzati una volta ogni 2 settimane. Noi pensiamo che si possano utilizzare anche per le squadre minori, per fare la finale del campionato, per giocare una volta un torneo nello stadio e avere quindi quel tipo di soddisfazione. Sono spazi pubblici, di proprietà pubblica, che vengono gestiti soltanto da alcuni come se fossero degli spazi privati. Presentati i 6 progetti vincitori del premio Architettura Toscana, giunto alla 4ª edizione. La presentazione si è svolta alla Palazzina Reale di Piazza della Stazione a Firenze e, come ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, il premio è stato come ogni anno l'occasione per una riflessione sul presente e sul futuro del settore dell'architettura e rappresenti per le istituzioni un momento di riflessione sulla sostenibilità ambientale nell'urbanistica contemporanea. Sono davvero felice ed orgoglioso che il Consiglio regionale continui a finanziare il premio Architettura. Siamo alla 4ª edizione. Con questo premio noi vogliamo mandare un messaggio molto molto forte alle giovani architette, ai giovani architetti. Il messaggio è: state sempre sulla frontiera del cambiamento. La Toscana è terra di arte, è terra di storia, è terra di cultura, è terra di bellezza e noi dobbiamo preservarla, ma la Toscana deve avere la capacità anche di pensare alle città del domani, a come tenere insieme la nostra storia e l'innovazione. E questa è la sfida che abbiamo di fronte ed è questa la ragione per cui continuiamo a finanziare il premio Architettura. E allora tutti insieme, ringraziando il presidente Tommaso Barni, che è il vero motore di questo premio, vogliamo continuare ad investire per fare in modo che la Toscana non solo sia quella di oggi, ma sia soprattutto quella del futuro. Presenti alla presentazione il presidente del comitato organizzatore Tommaso Barni e Giorgio Cerrai, consigliere dell'Ordine degli Architetti di Firenze. Il premio di architettura toscana giunge oggi alla sua 4ª edizione, è un premio che vuole premiare l'architettura come opera collettiva in cui committente, progettista e impresa costruttrice vengono premiati tutti insieme come soggetti fondamentali per la realizzazione di un'opera di architettura. È un'edizione che ha visto la partecipazione di circa 120 progetti, quindi una buona partecipazione considerando anche il fatto che siamo usciti negli ultimi 5 anni, c'è stato anche un paio di anni di pandemia che hanno inciso non poco su tutto il processo della costruzione dell'architettura. La novità di quest'anno rispetto alle precedenti edizioni è stata l'organizzazione di un concorso di progettazione per l'allestimento della mostra itinerante che inizia oggi e che nei prossimi 6 mesi girerà tutta la Toscana, un concorso piccolo ma simbolico, perché noi come del premio promuoviamo molto il concorso di architettura, soprattutto il concorso di progettazione, come lo strumento migliore per scegliere
il miglior progetto. Il premio è stato concepito fin dall'inizio, è arrivata alla quarta edizione, come immagino qualcuno prima di me ha senz'altro detto, è stato concepito per monitorare quello che sta succedendo a livello regionale per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'architettura, per quanto riguarda soprattutto anche la bontà dell'esecuzione e della qualità della commessa. Quindi direi che il risultato è un risultato quasi inaspettato per certi versi, la qualità è assolutamente molto alta. Abbiamo visto una certa quantità di progetti promossi dalle amministrazioni, questo ci fa molto piacere. Ci sono anche diversi progetti che sono il risultato di un concorso, quindi da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo e siamo molto felici di questo perché è il nostro obiettivo principale. La giuria che ha selezionato i progetti vincitori è stata composta da 6 architetti. Credo la cosa più importante da dire in questa occasione sia quello di interrogarsi su cosa possa essere oggi un premio di architettura, nel senso che forse più che uno strumento utile all'autocelebrazione di una categoria dovrebbe essere un tramite per chiedersi attraverso una comunità quale sia la direzione futura delle città o dei luoghi. I criteri che abbiamo scelto con la giuria, con cui è stato fatto un lavoro molto interessante e molto condiviso, è stato quello di scegliere dei progetti che potessero essere dei piloti e quasi dei pretesti per ragionare sui luoghi. È stato premiato sicuramente la specificità che uno di questi lavori ha messo in atto attraverso l'ascolto più che una voce alta. L'idea è nata dal fatto che abbiamo tutti e tre vissuto a Parigi e alla Scuola di Architettura di Parigi, o meglio, l'École des Beaux-Arts già nel 1700, correggetemi se sbaglio, c'è questa cultura del lasciarretto, ovvero fare le nottate a scuola per consegnare il proprio progetto la mattina seguente. E il carretto, la charrette quindi, era il mezzo che veniva utilizzato per trasportare queste tavole enormi che erano realizzate al mano, spesso all'ultimo momento erano ancora sgoccioolanti magari e quindi andavano portate in una maniera che si potessero asciugare prima della presentazione della mattina seguente. E siamo partiti da questo concetto, abbiamo sviluppato questi moduli espositivi come dei carretti facili da trasportare, soprattutto perché l'esposizione poi sarà itinerante in tutte quante le province della Toscana, e facili da montare con dei materiali comunemente facili da trovare in cantiere, quindi strizzare anche un po' l'occhio agli addetti ai lavori. Un libro che racconta la realtà delle carceri e ne ripercorre la storia attraverso i testi delle canzoni dei più grandi autori italiani, da De André a Vecchioni, Gaber, Dalla, Silvestri e tanti altri. Metà giardino, metà galera, le parole del carcere nella musica italiana, di Alessia Lavilla e Leandro Vanni, è stato presentato in sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, alla presenza degli autori e del garante dei diritti dei detenuti della Toscana. La presentazione è stata accompagnata da un piccolo concerto in cui sono stati eseguiti alcuni dei brani oggetto del volume. Sono canzoni che tutti conosciamo, che tutti abbiamo sentito, ma delle quali pochissimi abbiamo compreso fino in fondo la profondità se non la si analizza attraverso lo studio dei testi. E il merito maggiore di questo libro è questo qui, di avere ripercorso la storia di anni terribili per l'Italia e anche di anni terribili per il carcere attraverso le musiche che al carcere fanno riferimento. L'idea è nata sicuramente dal lavoro che svolgiamo, io appunto come funzionario giuridico pedagogico e l'altro autore come ispettore superiore di polizia penitenziaria. Il lavoro unito alla grandissima passione per la musica italiana e alla voglia di continuare appunto a parlare di carcere, a far conoscere il carcere e quella che è la sua realtà attraverso uno strumento universale e trasversale come quello della musica. Il libro ripercorre la storia dell'istituzione penitenziaria a partire dalla metà degli anni 50 fino ad arrivare ai nostri giorni e sono tutte canzoni di un'estrema attualità perché ogni canzone in realtà affronta una tematica particolare. Abbiamo le canzoni appunto dedicate al tema del purtroppo attualissimo dei suicidi in carcere, ma anche al tema dell'affettività, della sessualità, dei minori, dell'uomo che esce dal carcere, quindi veramente tocca a 360 gradi tutto quello che può essere considerato l'universo penitenziario.
Il libro fotografa con tutte le sue contraddizioni la storia di questo paese dalla fine degli anni 50 arriva ad oggi, perché se pensiamo che si chiude, ma non si chiude, perché è una storia che va avanti con tutte le sue sfaccettature positive e negative, con Mare Fuori, la sigla di quella fortunata serie TV, percorre appunto la storia di questo paese, che è una storia per molti aspetti difficile e sicuramente da indagare. Prendiamo quindi spunto da questo simoro, metà giardino, metà galera, rifacendoci a quella bellissima canzone di Francesco De Gregori che è Viva l'Italia. Ci è sembrato lo simoro è la frase più giusta per una canzone importante, che per un testo piccolo nel suo complesso, ma significativo, che ripercorre appunto la storia di questo paese attraverso le sue carceri. La musica, e nello mio specifico la musica corale, rientrano appieno nell'area trattamentale, dato che attraverso quello che è l'esperienza della musica corale si vanno a toccare quelli che sono i sentimenti magari non educati nell'arco della vita di una persona, e che in questo caso attraverso l'armonia musicale, che però si allarga a quello che può essere proprio un'armonia sociale, si instaurano delle nuove relazioni, dei nuovi tipi di incontro con l'altro attraverso l'ascolto, attraverso l'attesa, attraverso quelle che sono sì pratiche musicali, ma che possono essere anche delle pratiche sociali. Ed un punto importante è anche quello della risocializzazione, perché attraverso anche degli incontri con coristi che fanno parte appunto del tessuto cittadino livornese, si fanno delle ampliamento di coro in cui cittadini comuni e coristi detenuti si incontrano per poter cantare insieme, quindi un'esperienza che va oltre quello che è soltanto la pura attività corale, ma è qualcosa che rientra proprio più sull'ambito sociale, quindi di musica corale come pratica sociale.